La statua marmorea proviene dal santuario di età repubblicana di Via Malta, a Cagliari. Di dimensioni lievemente inferiori al vero, la statua rappresenta una donna vestita con un leggero chitone, una tunica orientale senza maniche. Il chitone ricade in pieghe fitte e morbide fino ai piedi, in cui calza dei sandali. All'abito si sovrappone un mantello a doppio risvolto, affibbiato alla spalla destra. Il tessuto presenta una cucitura particolare lungo tutte le braccia. È una statua acefala, priva di testa, e ciò ne rende più difficile la lettura. Ma l'iconografia è ben attestata anche altrove e rende possibile un'interpretazione più certa. Si tratta della rappresentazione della dea Iside, divinità egizia della fertilità e della natura importata a Roma, e delle sue sacerdotesse. È stata inoltre ritrovata in un tempio dedicato a Venere, culto della quale era spesso stato associato a quello di Iside. Lo stile è riconducibile al clima classicistico diffuso nella Roma del II secolo a.C.